Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la Domenica dell'Ascensione del Signore. Siamo ormai prossimi alla fine del tempo di Pasqua. Iniziamo con il racconto degli Atti degli Apostoli, che appunto ci riporta l'evento dell'ascensione al cielo di Gesù, strettamente legata, potremmo dire, anche all'inizio della missione dei suoi discepoli come annunciatori e testimoni del risorto. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, che ci mette dinanzi, se vogliamo, l'interezza del piano di Dio, vista come un'opera completa di discesa, di avvicinamento all'uomo, per poi tornare verso la gloria. Colui che è asceso al cielo era prima disceso e venuto in mezzo a noi. Il Vangelo di oggi ci riporta, per le parole dell'Evangelista Marco, l'episodio dell'ascensione. Ma prima ascoltiamo il riassunto della settimana. Questa sesta settimana del tempo di Pasqua è stata caratterizzata da una certa continuità nella lettura del Vangelo di Giovanni dalla fine del capitolo quindicesimo fino quasi alla fine del capitolo sedicesimo. C'è stata in effetti la celebrazione di San Mattia Apostolo il venerdì 14 maggio, ma che ha continuato comunque a raccogliere un testo di Giovanni 15 che si inserisce comunque all'interno di questi discorsi di avvio. Ma comunque iniziamo subito vedendo insieme lunedì 10 maggio. Abbiamo letto il testo di Giovanni 15, 26, 16, 4a. Gesù, dopo aver comunicato la parola del Padre, aver innestato i suoi discepoli nella vite vera che è Lui, gli rassicura anche di due cose: che la loro testimonianza sarà credibile e sarà accolta, ma che anche riceveranno il rifiuto, e addirittura un rifiuto dove chi li metterà a morte penserà di rendere culto a Dio. Gesù spiega questo ai suoi discepoli dicendo: non vi meravigliate, quando accadrà sappiate che ve ne avevo parlato, e quindi non dovete scandalizzarvi di tutto questo o coglierlo come qualcosa di assolutamente improgrammabile. Martedì 11 maggio invece abbiamo letto in continuità il testo di 16:5-11. Qui Gesù affida e descrive il compito dello Spirito nel mondo riguardo al peccato, e quindi non credere all'opera del Padre compiuta in Lui, questo sarà il vero peccato, riguardo alla giustizia, quello che Lui sta per compiere, il suo dono per la vita del mondo, questa sarà l'unica giustizia che quindi sarà ricevibile soltanto con l'atto del credere, e infine il giudizio, il principe di questo mondo è stato cacciato fuori. Mercoledì 12 maggio abbiamo poi letto in continuità il testo di Giovanni 16:12-15. Qui Gesù parla ai discepoli dicendo: adesso non siete capaci di portarne il peso, ma lo Spirito vi guiderà, è una grande assistenza, vi introdurrà non nella terra promessa come la colonna di fuoco, ma nella verità tutta intera, cioè vi porterà alla piena comprensione del mistero, del mio mistero di grazia, che è la verità tutta intera. Io sono la via, la verità e la vita, appunto, dirà Gesù sempre in Giovanni 14:6. Giovedì 13 maggio abbiamo poi letto un testo in continuità, il testo di Giovanni 16:16-20, dove Gesù fa riferimento alla donna partoriente, quindi al dolore presente, alla tristezza presente dei suoi discepoli che si devono separare dal Maestro, e anzi il mondo invece si rallegrerà di tutto questo, ma vi vedrò di nuovo e voi sarete nella gioia, vi rallegrerete, mi conoscerete di nuovo in pienezza, evidentemente attraverso il dolore dello Spirito. Venerdì 14 maggio poi abbiamo letto il testo di Giovanni 15:9-17 nella festa di San Mattia. È un testo che avevamo già potuto meditare domenica scorsa, sesta domenica di Pasqua, ed è il testo dove Gesù comunica la sua gioia ai suoi discepoli, il suo comandamento, ma soprattutto l'elevazione: non più servi ma amici, che possono fare non soltanto un'esperienza generica dell'amore, ma essere innestati in un amore che trasforma. E infine, sabato 15 maggio, abbiamo poi letto il testo di Giovanni 16:21-28. Questo testo ci ha conferma di quello che Gesù diceva, dice:
possiate sperimentare la gioia di chiedere e di ottenere, cioè possiate sperimentare la gioia di essere innestati davvero nella vera vite e vivere un'altra vita, quella che vi viene da questa vite. È un percorso ovviamente molto bello, molto profondo, che ci ha aiutati, ci ha accompagnati in questa settimana, ormai alla celebrazione dell'ascensione imminente, ma soprattutto alla prossima settimana con la celebrazione della pienezza pasquale, che è appunto la Pentecoste. Ascoltiamo il Vangelo di oggi, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Nel Vangelo di oggi l'Evangelista Marco, con pochissime parole molto asciutte, riporta l'evento dell'ascensione al cielo. È più una concisa proclamazione della dignità di Gesù come Signore e colui che siede alla destra di Dio, siede alla destra del Padre, siede alla destra del Re, quindi la persona più importante dopo il Padre. Viene in qualche modo l'episodio dell'ascensione legato più a sottolineare come Gesù, dopo essere risorto, si impone nella condizione e nel posto, diciamo, che gli compete di diritto, come posto di potere, posto di autorità. Mentre vi è un soffermarsi, potremmo dire, sulle conseguenze per la Chiesa, la conseguenza per i discepoli sono gli inviati del Signore sono colui che sono mandati nel mondo a compiere un'opera che è l'opera di Dio, un'opera che viene confermata, sostenuta dalla presenza di Dio nel loro agire. E questo è l'aspetto che ci viene messo dinanzi, lo stretto legame tra i discepoli e il Signore Gesù. L'ascensione non è una prendere le distanze dai discepoli, non è un allontanarsi da quelle che sono le vicende del mondo, non è un disinteressarsi delle sorti dei discepoli, anzi, a conferma del contrario, vi è l'agire di Gesù attraverso le opere compiute dai discepoli. Se i discepoli sono fedeli all'opera, alla missione, al comando ricevuto dal Maestro, allora le loro opere sono accompagnate anche dai segni della presenza del Maestro, poiché egli è risorto, poiché egli è sceso al cielo, poiché egli siede alla destra del Padre, da là, dal trono di Dio, può accompagnare per l'eternità, ora e sempre, in ogni luogo e in ogni tempo, coloro che come discepoli agiscono nel suo nome e coloro che annunciano fedelmente, con libertà, con coraggio il Vangelo di Cristo, vedranno la presenza di Dio operante attraverso di loro, attraverso le loro azioni. Viene posto questo stretto legame tra il discepolo e il maestro, tra la fedeltà del discepolo alla missione ricevuta dal maestro e dalla
garanzia, dal supporto, dalla vicinanza, dall'essere presente nell'opera del discepolo da parte del maestro. Parole che non solo richiamano tutti noi all'azione, all'essere generosi nel mettere la nostra disponibilità di fronte al Signore, di fronte a Dio, ma un richiamo continuo a quali sono le motivazioni che ci spingono ad agire, quali sono le motivazioni che ci spingono a metterci a servizio del Vangelo. Se le motivazioni sono diverse da quelle dell'essere nella comunione, nella relazione con il Signore Gesù, allora non saremo mai buoni annunciatori del Vangelo, perché lo faremo per un interesse personale. Allora, un invito certo, quello di oggi, alla generosità, all'intraprendenza per il Vangelo, per il bene, a un darci da fare, a un appoggiarci sempre in ogni nostra opera nelle mani del Signore, perché abbia ciascuna nostra opera, abbia in Dio il suo inizio e in Dio il suo compimento. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e un arrivederci alla prossima settimana.